Ecco, dicevo che noi abbiamo organizzato questa serie di incontri a partire da diversi iscritti che si sono recentemente, diverse persone che si sono recentemente iscritte, e quindi abbiamo detto, e poi anche perché era diverso tempo che non facevamo più questi corsi conoscitivi. E per di più anche per una situazione particolare che ben tutti noi viviamo e quindi è necessario fare un po' il punto della situazione. E quindi, anche se magari può essere uno sforzo di non poco conto perché 10 incontri e quindi di un paio d'ore l'una possono anche essere pesanti per certi versi. Cercheremo comunque di renderli meno pesanti possibili. E quindi abbiamo detto facciamo un incontro, cominciamo a fare questa serie di incontri e questo incontro in particolare parte è un incontro sulla questione storica, se volete, in quanto Medicina Democratica è una delle associazioni più vecchie ancora in piedi da quando è stata costituita. 1976, congresso di Bologna, anche se per la verità è iniziata molto prima, perché al congresso si è arrivati dopo qualche anno che si operava come tale. Ed è per questo che abbiamo chiesto a una persona, un compagno che era presente nel periodo iniziale, che poi ha sostituito, cioè sostituito si fa per dire, ma comunque ha continuato l'opera di Giulio Maccacaro, che è stato il fondatore principale sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista della linea politica da seguire come Medicina Democratica, essendo il professor Maccacaro era il direttore della epidemiologia della medicina. Oh, mamma mia! Era il direttore della statistica medica dell'Università di Milano. E il professor Duca è un professore di biometria e statistica medica. Quindi stessa condizione del professor Maccacaro, sempre dell'Università di Milano, e quindi conosce le vicende storiche e soprattutto conosce quali sono i fondamenti di Medicina Democratica. Nel periodo precedente è stato lui anche presidente di Medicina Democratica. Il nuovo presidente che poi interverrà è Marco Caldiroli, che è presente anche in questa situazione. E quindi cominciamo un po' con la storia, e naturalmente poi man mano che passa il tempo vedremo tutti gli argomenti, almeno diversi argomenti, che noi permanentemente portiamo. Aggiungo questo anche in riferimento a quanto diceva la persona di prima di San Vito di Cadore, che in piedi un coordinamento di tante associazioni e quindi diciamo anche all'associazione eventuale di San Vito di Cadore di mettersi in contatto con la nostra associazione, mandare eventuali documenti, perché evidentemente noi stiamo cercando di fare sia un discorso di carattere nazionale che anche dei discorsi di carattere regionale, visto com'è poi la situazione, com'è configurata la situazione giuridica e politica della sanità. Ecco, quindi io adesso mi taccio e do subito la parola a Pier Giorgio Duca, che inizierà a spiegare un po' com'è nata e quali sono i fondamenti di Medicina Democratica. Prego, Pier Giorgio. Grazie, buonasera a tutti. Io avrei bisogno di condividere il mio schermo, credo che si consista nel far
farvi vedere. Allora, lo vedete? Sì, sì, sì. Okay. Niente. Ricordo benissimo, parlo per esperienza, ho un alunno che è a casa. Allora, quello di cui vi voglio parlare è della figura di Giulio Alfredo Maccacaro, come ha detto Fulvio Aurora, che è stato, diciamo, un promotore, uno dei promotori di medicina democratica. Non l'unico, perché ha incontrato sulla sua strada Luigi Mara, del gruppo di prevenzione e igiene ambientale della fabbrica di Castellanza, e dal 1970-73, ma il gruppo era già operativo prima alla Monteggio di Castellanza, poi intorno agli anni 71-72 abbiamo cominciato a collaborare con questo gruppo facendo delle indagini operaie gestite dai lavoratori, ma dando noi il contributo come tecnici. Io allora ero un laureando, e con spinti da Giulio Alfredo Maccacaro a occuparci di quello che era il problema della nocività in fabbrica e della necessità di una capacità di autogestione da parte degli operai e di incontrare direttamente i lavoratori nella fabbrica per poter avere da loro le indicazioni di come funzionasse effettivamente il ciclo produttivo. Ricordo che in un incontro che avevamo fatto al Politecnico di Milano c'era stato un professore che diceva: ma sapete, a noi non hanno mai insegnato niente di che cosa è la ricaduta di quello che noi progettiamo come impianti di produzione, macchine di produzione, sulla salute dei lavoratori. Non esiste nessun corso al Politecnico che ci insegni quella che dopo si è chiamata l'ergonomia, come minimo, cioè quali sono le condizioni che possono creare una situazione di benessere o di ridurre il malessere. E figuratevi se c'erano degli insegnamenti che facevano: guardate che in questa lavorazione a un certo punto si sprigionano questi vapori, questi fumi, e c'è questo rumore. Nessuno se ne occupava, perché il punto di vista, sosteneva questo docente, il nostro mandato è quello di fare i progetti di macchine che producano al meglio e le più efficienti possibili, ma senza nessuna attenzione a questo aspetto, che invece in quel convegno che abbiamo fatto con la collaborazione di altri docenti sia dell'Università di Milano che del Politecnico, si metteva al primo posto l'importanza della difesa della salute e quindi della lotta alla nocività. Ma Caccaro sosteneva: va benissimo l'indagine epidemiologica, ma la vera prevenzione, perché la finalità dell'epidemiologia è quella di promuovere la prevenzione, e questo nella sua visione già di allora, diceva: guardate che la prevenzione in fabbrica si fa sull'impiantistica, non si fa andando a contare i danni a posteriori, ma pensando a priori come organizzare la produzione, fare delle macchine che non siano di per sé nocive, che curino sì la produzione, ma anche la condizione nella quale si lavora. Benissimo, questa è un po' la premessa, e su questo io ho lavorato fino a quando sono andato in pensione recentemente. E chiaramente Maccacaro è scomparso nel 1977, come vedete, e ci ha lasciato alcune cose su cui ancora stiamo riflettendo e in parte anche operando. Medicina democratica, che è ancora in piedi, produce documentazione ma anche lotte. La medicina democratica è nata come movimento di lotta per la salute.
Ma io voglio riportare allora tutto, diciamo, alla partenza. È quello che mi ha fatto, diciamo, entrare in contatto sia con Macaccaro, ma anche con Luigi Mara, con il gruppo di prevenzione igiene ambientale della Montebello di Castellanza. E qual era la premessa? Beh, la premessa era questa figura di persona, di uomo, di cittadino, di scienziato, che aveva questa idea: la scienza non può essere fatta sull'uomo, l'uomo non può essere un oggetto di ricerca scientifica, ma non deve neanche essere fatta per l'uomo, nel senso che lui intendeva nel suo discorso che fece a Bologna nel 1976, prese come un obiettivo da contrastare quella che lui chiamava la provvidenzialità. Cioè, lui diceva: guardate che la provvidenzialità, e qui siamo in una regione, parlando a Bologna si riferiva evidentemente alla regione rossa, in cui c'è una grossa capacità provvidenziale, ma questo non basta, non serve, perché la scienza si deve rifondare con l'uomo, né sull'uomo né per l'uomo, ma con l'uomo. E questo perché? Perché con l'uomo, e lui portava avanti in prospettiva, cioè come proposta operativa, dice: dobbiamo stimolare e sviluppare la partecipazione documentata, cosciente, fornita di tutto quello che serve per sapere, ma partecipazione diretta dei lavoratori alle iniziative di lotta per la difesa della salute. E aveva questa visione, era uno scienziato, aveva anche questa visione della scienza, e diceva che l'unico modo di autenticare la scienza è che questa corrisponda all'interesse dell'uomo, l'uomo individuale e l'uomo collettivo. In una trasmissione importante del 71 su un problema dell'etica nella sperimentazione clinica, aveva sostenuto con forza, dice: guardate, se in una situazione la gran parte della popolazione si oppone ad un progetto, bene, questo un progetto anche di ricerca, un ricercatore da solo non può imporlo, non può dire: no, ma io sono uno scienziato, io so. Deve tener conto della posizione delle persone, e questo è un dato di fatto che ormai, almeno a parole, è passato anche nell'ambito della ricerca: l'importanza del consenso. Cioè, quindi su questo poi ci sono anche delle deformazioni, come sapete è sempre possibile fare delle fake news, dire delle cose che non sono vere, ma di base c'è questo: per favorire la partecipazione occorre dare la parola e la capacità di intervenire a tutti, e bisogna essere capaci di far capire, come scienziati, se volete, che il nostro progetto serve, è utile. Ma se la gente non lo capisce, il primo problema è quello di farlo capire, non è quello di imporlo perché noi siamo superiori agli altri. Bene, questa è una visione che è sempre stata alla sua chiara visione. Una breve biografia: si è laureato in medicina all'Università di Pavia nel 1948, nel 1966 fu chiamato dall'Università di Milano a costituire l'Istituto di Biometria e Statistica Medica. Perché? Ma perché già dal 1960 aveva animato quello che per noi era noto come il gruppo di Monlue, un gruppo di ricercatori, di giovani ricercatori, che via via negli anni tutti si affermeranno nell'ambito della statistica medica. Attenzione, in quel periodo c'era molte iniziative che erano legate anche all'industria italiana farmaceutica. C'era la Cimbaghi, c'erano altre fabbriche questi ricercatori, alcuni sono diventati dei personaggi importanti nell'ambito della ricerca, prima che la ricerca farmacologica italiana venisse
avverrà come è stato fatto, ad esempio, per la ricerca in ambito informatico con l'Olivetti di Ivrea e la svendita del progetto per dei computer, dei mini computer della Olivella 101 e così via. Okay. Questo è passato. Quindi si era impegnato già a promuovere la statistica anche a livello nazionale, infatti ricoprì l'incarico di segretario dal 1962 al 1971 e di presidente nel 1976, un anno prima della sua morte, della Biometric Society. E nel suo periodo di formazione, subito dopo la laurea, rimase un paio di anni in Inghilterra a lavorare presso l'istituto diretto da Ronald Fisher, quello che è considerato dagli esperti nel campo il padre della biostatistica moderna. Quindi diciamo che Maccacaro, non vi riporto anche il fatto che 18enne si dava da fare per animare a Codogno lo spirito antifascista andando a scrivere di notte, rischiando, perché era un periodo in cui non è che ci si limitava a fermare le persone, ma dato che c'era il fascismo, e di lui si ricordava, qualcuno ricordava, dice, ma ogni tanto comparivano delle scritte e si sapeva che era Giulio che faceva questa operazione di supporto nel paese, alle squadre partigiane, e quindi, ma lasciamo stare questo aspetto, entro direttamente nel campo della sua modo e del suo lavoro, e quindi come questo si collega bene all'iniziativa che poi oggi dobbiamo affrontare, che è quella di medicina democratica. Fu uno scienziato, scrisse dei lavori che furono pubblicati su riviste internazionali, allora non era così facile scrivere su Nature, neanche oggi tanto, ma su altre riviste scientifiche internazionali, ma lui ci riuscì. Perché? Perché faceva ricerca nel settore della biologia e genetica molecolare. Ma di questa, che è quella che oggi chiamiamo il progetto genoma, la genomica, la proteomica, un po' tutte le omiche che si chiamano e che la cosiddetta da cui si è fatta nascere quella che si vuole vendere come medicina di precisione, cioè tutto quello che sta all'avanguardia nella ricerca, con qualche buona ricaduta e qualche invece pessima speculazione, di questa seppe anche prevedere sia gli sviluppi ma anche i rischi, e segnalò che c'erano dei rischi nel passaggio della ricerca biologica da una biologia di scoperta ad una biologia di invenzione, quella che sono l'ingegneristica nell'ambito degli organismi geneticamente modificati e così via. Vediamo cosa scriveva e cosa diceva in una prolusione all'anno accademico all'Università di Sassari nel 1965, quindi parecchi anni fa. E diceva: com'è nata la vita, come vive la vita e come evolve la vita? Beh, questi sono i tre problemi che parevano a me, che parla, studente allora, così sgomentanti nella semplicità della loro enunciazione, nella vastità della loro portata, da ritenere qualsiasi possibilità di risposta troppo oltre i traguardi della mia generazione. Ma andava avanti con questa osservazione. Però stava nascendo invece la nuova biologia, di cui oggi, è il titolo della sua relazione che troverete nel suo libro che raccoglie tutti gli scritti dal 66 al 76, di cui oggi ho il privilegio di parlare e nella cui corrente ho avuto la fortuna di condurre le mie personali ricerche. Tra il 1945
che con la liberazione dell'energia nucleare vedeva concludersi il grande quarantennio della fisica moderna, e del 1946, che annunciava da Cold Spring Harbor l'incontro delle tre linee più moderne della biologia. La genetica incontrava la biochimica e la microbiologia nella costituzione di un apparato concettuale di ricerca e di scienza chiamato, no, genetica biochimica dei microorganismi. Quindi in questo ambito lui fece ricerca, però dice: guardate, io che pensavo di non poter dare le risposte che mi ponevo da ragazzo su cos'era la vita e come evolvesse, allora ho visto nascere queste novità. La contemporanea risposta ai tre problemi insoluti dalla biologia illuminista, da quella romantica e da quella materialista è ormai acquisita alle possibili conquiste della ragione. Ripeto, stava parlando alla prolusione nel 1965. E inaugura un nuovo rapporto tra la biologia e l'uomo. Ecco allora emergere questa riflessione. Non solo, diceva, l'importanza di una scienza d'avanguardia, di una nuova scienza, di una nuova conoscenza, ma come tutto questo imponesse un rinnovamento del rapporto tra la ricerca, la scienza e l'uomo. E diceva che la trascrizione dell'alfabeto della vita nei simboli dell'alfabeto dell'uomo ha realizzato un evento di importanza superiore a quello della trasformazione della materia in energia, con implicazioni felici o spaventevoli, secondo come noi le avremmo volute. Quindi segnalava quelle che potevano essere i pericoli in una situazione che vedeva allora nascente questa nuova impostazione di ricerca e scientifica. Una biologia di scoperta, quando diventa biologia di invenzione, cessa di essere un problema per la scienza dei biologi e diventa responsabilità per la coscienza degli uomini. E lui diceva di tutti gli uomini. Ecco il punto dove nasceva quell'impegno a promuovere la partecipazione, a far nascere poi nel 76, a contribuire alla nascita di medicina democratica. Nasceva da questa serie di riflessioni che erano sue e di una persona che si viveva come scienziato, molto interessato alla ricerca, ma anche come uomo, come cittadino, come coscienza civile. Disporre del governo della propria evoluzione sarà per l'uomo un bene solo se non ne farà pretesto di superbia. Si avrà preparato una società giusta, tollerante, fraterna, si avrà capito che la scienza ha un unico scopo, un unico valore, un'unica dignità: alleviare all'uomo la fatica di essere migliore. Ecco, queste erano le riflessioni che faceva uno scienziato attivo in un campo, diciamo, di avanguardia della nascente ricerca genetica, avrebbe portato ai giorni nostri, a quello che vediamo, compreso l'ultimo vaccino proposto da Pfizer, dalle altre case, che si basa largamente sugli interventi possibili dati dalla decodifica dell'alfabeto della vita, del DNA, dell'RNA. Ma lui ci segnalava questo punto, di non perdere mai di vista dove la ricerca si facesse e qual era la relazione che si doveva stabilire fra scienza e uomo in generale, ma non l'uomo inteso come sì, soltanto quelli che se ne occupano, ma proprio tutti. Da qui la sua riflessione su quello che era il ruolo dell'etica nella
nella ricerca e nella scienza. Io questa lezione l'ho sentita e poi lui l'ha scritto in una introduzione a un volume di statistica, un importante volume di statistica, in cui lui metteva e faceva una rapida valutazione del suo percorso intellettuale e a proposito dell'etica nella scienza diceva: beh, io inizialmente ho pensato, come tutti, tanti ricercatori onesti, diciamo così, che è etico sperimentare con il maggiore rigore biometrico. Lui era un biometrista, era una persona che applicava la statistica medica alla comprensione dei fenomeni biologici, microbiologici, quindi diceva la cosa importante è che in una sperimentazione, specie se coinvolge anche gli esseri umani, sperimentazione clinica, bisogna che ci sia il massimo rigore metodologico scientifico. Dopodiché noi siamo tranquilli dal punto di vista degli scienziati. Questo pensava. Pensava anche che rigore etico e rigore metodologico sono fra di loro ortogonali, significa che sono fra di loro indipendenti, cioè si può dare l'uno, si può dare l'altro, si possono dare entrambi o si possono dare nessuno dei due, ma come in una difesa dello scienziato, lo scienziato deve occuparsi del rigore metodologico. Il rigore etico riguarda altri. Per concludere che tutto sommato l'etica è semplice, mentre la biometria è complessa e da qui il fatto che la prima va raccomandata a chi si insegna la seconda. Questa era un po' la premessa da cui era partito. Immaginatelo, giovane, 22enne, 23enne, 28enne, in Inghilterra, con Fisher, il padre della biostatistica, ed era coinvolto in questo concetti e modalità di ragionamento. Ma per arrivare poi alla importanza della quello che vi ho detto, non con l'uomo, non sull'uomo. L'uomo non può essere oggetto sperimentale, così come può essere, e anche oggi si discute di questo, oggetto sperimentale un animale o una pianta. L'uomo è un soggetto. E quindi il problema che abbiamo di fronte, ma anche come scienziati, non può essere ridotto alle prime righe che vi ho letto, ma deve riguardare come si rende soggetto di sperimentazione un paziente. E su questo ha lavorato moltissimo e ha lavorato coinvolgendo ricercatori e sfidandoli e anche cercando di aiutarli a definire quali erano le caratteristiche per fare di una sperimentazione clinica una sperimentazione che vedesse l'uomo al centro, non come oggetto e non come chi ne ha solo il beneficio, ma proprio con la persona. Quindi la soggettivazione dello sperimentato, diceva, il recupero, cioè del rapporto dialettico nella sperimentazione sull'uomo, fra il ricercatore e il paziente, è un problema biometrico che non è ancora risolto. E sottolineo, problema biometrico, non un problema filosofico, ma un problema scientifico. E su questo lui era impegnato e ci ha lasciato delle riflessioni importanti dalle quali dovremmo ripartire se vogliamo costruire quello che si riprometteva Macaccaro e che purtroppo non è stato in grado di portare avanti, è morto a 53 anni. Ma è un problema di rifondazione della scienza e di ridefinizione. E mi piace citare questa riflessione di Maria Luisa Clementi, che ha scritto nella sua tesi su Macaccaro, una tesi che è stata pubblicata come edizione di Medicina Democratica. E questa mi sembra un'ottima riflessione. Lei diceva: non è possibile in Macaccaro disgiungere rigore metodologico, intelligenza scientifica,
onestà intellettuale, e queste sono tutte le cose di un buono scienziato, dall'impegno civile, senza negare la sua lezione. Se uno dice, vabbè, ma che caro, interessiamoci solo degli aspetti scientifici, l'aspetto civile, vabbè, c'aveva le sue idee, e no. E allora Clementi dice, beh, a nessuno verrebbe da disaggregare dal suo impegno civile l'impegno culturale e scientifico di un filosofo. Lei cita Norberto Bobbio. Pensate un po', se Norberto Bobbio come filosofo non lo lasciamo parlare della realtà attuale e non apprezziamo quello che dice la realtà attuale come un suo lavoro di ricerca, un letterato che si occupa di, sicuramente parla dell'attualità, un umanista. Bene, a nessuno di questi verrebbe da disaggregare l'impegno culturale dall'impegno civile. Invece questo si fa nel caso dello scienziato. Quando uno è scienziato, dice o fai ricerca o fai il filosofo. E allo scienziato, al massimo, dice lei, si concede di filosofare a fine carriera. Ma cosa succede a fine carriera? Beh, a fine carriera uno non incide più sulla realtà scientifica. Può solo fare delle riflessioni, magari un po' depresse, di quello che non è riuscito a cambiare, ma non funziona. Invece Maccacaro era uno scienziato che coniugava ricerca e critica dall'inizio della sua attività. E per questo è da molti considerato un maestro. Un vero professore universitario. Ammesso che si riconosca all'università lo status di luogo, non nel quale si fanno i tipi di marchette o altre cose, ma un luogo in cui in perfetta libertà intellettuale e in cosciente responsabilità civile si realizza il passaggio delle conoscenze da una generazione alla successiva. Per finire voglio citare dei lavori che, proprio per dire, vabbè, ma la concretezza dell'impegno di Maccacaro dove si è tradotta? Beh, una prima cosa importante fu il rinnovamento della rivista Sapere. Sapete, una storica rivista italiana di divulgazione scientifica fondata nel 1935, e Sapere divenne, sotto la sua direzione, fra il 1974 e il 1977, il centro del dibattito per il rinnovamento della cultura scientifica nel nostro paese. E riuscì, intorno alla redazione di Sapere, intorno ai numeri che venivano a formarsi di Sapere, a mettere a confronto degli scienziati, i tradizionali, ma sempre chiaramente con un'apertura mentale che lui condivideva, e quelle che erano portate come conoscenze dirette dall'ambito lavorativo dei lavoratori, le conoscenze operaie che si erano sviluppate nella lotta alla nocività del lavoro e nella lotta alla distruzione del territorio. Un numero famoso fu quello dopo l'esplosione dell'ICMESA, di Seveso, è un impegno importante, ma un altro numero di Sapere fu dedicato al problema dello studio della demografia, cioè sul fatto che se era proprio vero che eravamo in troppi oppure che i troppi fossero gli abitanti dell'Africa, gli abitanti dei cosiddetti paesi del terzo mondo, mentre noi non eravamo i troppi. Un altro numero era quello di mettere a confronto, dopo l'ennesimo già allora, ma oggi ce ne sono stati altri, alluvione in Liguria, a Genova, mettere a confronto per definire una mappa del rischio geologico, prima ancora che nascesse l'Istituto della Protezione Civile e così via, intorno a un tavolo persone del territorio, con geologi, con idrografi, con geografi, con persone con le diverse competenze che potessero interagire. Questo lui interpretava come esigenza di far nascere una scienza che
non era neutrale nel momento in cui riconosceva un interesse diretto promuovere, cioè la salute, il benessere e in generale un reale progresso sia a livello della fabbrica che a livello dei quartieri. Un'altra iniziativa che ebbe fu quella dello studio dei bambini in ospedale e dello schierarsi con le mamme per promuovere quella che poi è stata fatta, cioè la possibilità di non perdere i contatti con il bambino, soprattutto se molto piccolo, ripoverato, ma quella di tenere la continuità ammettendo le mamme al fianco dei bambini ricoverati. Un altro punto importante fu che fondò e curò per Feltrinelli la collana Medicina e Potere. A questa collana mi piace ricordare che assicurò, tra le altre, molte furono i numeri, i libri tradotti, ma in particolare fece tradurre il libro di Cochrane, Effectiveness and Efficiency. A questo libro ha preso avvio la medicina delle prove di efficacia. Nel 1992 nasce la EBM, Evidence-Based Medicine, in un articolo di JAMA, il Journal of American Medical Association, fa nascere proprio questa. E questa nasceva da questo libretto scritto da Archibald Cochrane, che aveva conosciuto Macacaro e che lo conosceva bene. E Macacaro portò in Italia per primo la conoscenza di questo libretto. Poi fece conoscere Ivan Illich e fece tradurre il libro, sempre nella collana Medicina e Potere, Nemesi Medica, dove Illich parla della deriva verso la medicalizzazione del disagio e della sofferenza, ovvero dell'interpretare sempre sotto dal punto di vista medico e come un problema di interesse medico, il disagio e la sofferenza prodotti dall'organizzazione della società ineguale. Pensate, oggi siamo di fronte a tutte le denunce che vengono fatte sulla iniquità della società, sull'arricchimento sempre più grande di pochi personaggi e sull'impoverimento generalizzato. Bene, Illich allora si analizzava e denunciava questo fatto e come tutto questo si volesse tradurre in un disagio da medicalizzare, trovare la pastiglia, un po' di Xanax, un po' di cose per dormire meglio e così via, per risolvere i problemi fino ad arrivare al DSM-5 della psichiatria che propone di intervenire con farmaci in tutte le condizioni che sono normali nella vita di un uomo, come ad esempio i lutti o altre cose, per le quali invece bisognerebbe, se volete, introdurre un principio, se vogliamo, di prevenzione da una parte, dall'altra parte di promozione di un ambiente più adeguato, ma soprattutto quello di non manipolare le persone inducendole a pensare che tutto quello che capita loro, ad esempio compresa la menopausa o l'ipertrofia prostatica, come problemi, come l'invecchiamento, come una malattia da combattere, ma questioni forse che andrebbero considerate da un altro punto di vista. Infine un terzo libro è quello di Papworth sulle cavie umane. Questo libro lui lo usò proprio perché documentava come non dalla buona volontà dei ricercatori ci si possa aspettare l'affermazione di una nuova scienza, quindi così come una buona medicina non c'è da aspettarsela dalla bonomia dei medici, ma dall'impegno di quanti si oppongono all'asservimento al mercato della salute dell'uomo, una salute che sempre più è oggi ci viviamo dentro, e su questo capite quante indicazioni di impegno ci vengono fuori da questa esperienza, di una salute mercificata. Infine fonda la rivista Epidemiologia e Prevenzione nel 1976. Questa doveva e deve
e cerca di essere, perché è ancora attiva, un laboratorio per quell'incontro che lui favoriva e voleva a tutti i costi realizzare, di diverse culture, professionalità e interessi, che possa realizzare il rinnovamento sia teoretico e metodologico, ma anche pratico, nell'applicazione pratica della ricerca epidemiologica finalizzata alla prevenzione. Quindi, in conclusione, sviluppò gli argomenti di una critica alla medicina, ma non la critica che si fa con le fake news o con altre cose, ma andando dentro i problemi, analizzandoli e identificando quelle che erano le soluzioni reali da quelle che erano false soluzioni. Una critica alla ricerca, ai modi con cui si organizzava e si organizza ancora oggi la ricerca clinica e la ricerca biometrica. E anche un aspetto non secondario, un'attenzione non secondaria alla formazione medica. Aveva scritto un bel articolo sulla necessità di ribaltare la facoltà di medicina. Ovvero lui partiva dall'idea che abituare gli studenti ad affrontare il problema della salute a partire dal cadavere, perché al primo anno oggi c'è anatomia assieme a fisica, assieme alla chimica, ad altre cose, ma c'è l'anatomia, si parte dall'uomo morto per poter identificare quali sono gli organi, quali sono le lesioni e così via. In realtà gli diceva bisognerebbe partire dall'uomo vivo e quindi ribaltava proprio l'organizzazione medicina, cosa che in qualche misura qualcuno e da qualche parte si sta cercando di fare, dando ad esempio molta importanza al problema della comunicazione, alla centralità del paziente e non della malattia, ma tutto questo, se non è guidato da un programma che Macacara aveva ben chiaro nella sua concettualità, ma che si è molto disperso e si è molto perso, non potrà dare risultati. È inutile che noi scriviamo che le cose devono cambiare dopo il Covid-19, non sarà nulla come prima. In realtà vediamo cosa sta succedendo. Se non c'è un indirizzo, non c'è un impegno da parte di persone che riflettono a partire da queste considerazioni, non si potrà indirizzare da nessuna parte il nuovo sviluppo. Macacaro quindi analizza e denuncia nella relazione fra medico e malato, nella relazione fra corporazione medica e società. Un'importante documentazione di questo fu la lettera che scrisse al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano perché l'aveva convocato, perché dice: ma lei ha partecipato ad un convegno in cui ha detto che la medicina è una medicina di classe, e allora lui in questa lettera, che è veramente anche molto ben scritta come anche un impegno letterario, ma molto ben documentata, dice: ma guardi che è proprio così, e parte dalle considerazioni di come chi erano stati i morti, la frequenza dei morti nella prima classe, nella seconda classe, nella terza classe, nell'affondamento del Titanic. Dice: guardi che la frequenza, la mortalità è stata molto maggiore nella terza classe che nella prima classe. Qualcosa questo vuol dire. E da lì, ma da tante altre considerazioni che può utilizzare molto chi va a rileggersi questa cosa, la relazione fra corporazione medica e società da cambiare veniva ben fuori. Nella ricerca, subordinata agli interessi di classe, alle esigenze di profitto. Non è un caso che la ricerca viene fatta al 98% dall'industria privata, che fa poi approvare alla Food and Drug Administration le proprie ricerche per poter vendere i propri prodotti. Non che facciano male, ma sicuramente c'è qualche conflitto di interessi. E l'impegno è quello di dire: ma che la ricerca su problemi che riguardano la salute, diciamo un bene comune, un bene di interesse per tutti, un bene difeso dalla Costituzione, dovrebbe essere fatta senza interessi secondari da privilegiare.
particolarmente gli interessi di profitto delle multinazionali farmaceutiche. Dovrebbe essere qualche cosa che è gestito direttamente dal pubblico. E quindi analizzava ciò che fa della professione medica e della ricerca clinica uno strumento del potere capitalistico. Baccaro poi segnala a medici e studenti le vie per l'instaurazione nella ricerca di un rapporto da soggetto a soggetto, indica le strade per l'affermazione di una nuova committenza, da qui l'esigenza di stabilire delle nuove relazioni fra chi è indagato e chi indaga, fra il ricercatore e l'oggetto della ricerca, i lavoratori con la loro nocività in fabbrica, si fanno loro promotori autogestiti della ricerca e coinvolgono i tecnici che sono disponibili a dare il loro contributo tecnico di conoscenza per cambiare l'ambiente e non quell'impostazione che vi dicevo veniva fuori a quel convegno del Politecnico in cui si diceva ma noi hanno solo insegnato a fare le macchine per produrre. E il ruolo centrale che ha in tutto questo l'affermazione della soggettività, partiamo dalla soggettività operaia ma in generale la soggettività del paziente, e il ruolo centrale che ha la partecipazione e contribuì a costituire, vi ho già detto, medicina democratica come movimento di lotta per la salute. Allora ho concluso e vi do queste segnalazioni per approfondire, ovvero io non ho citato passi del discorso che fece, che diciamo è un po' la pietra fondativa di medicina democratica del maggio 1976 a Bologna, ma li potete andare a rileggere, ci sono anche dei siti online che li hanno scannerizzati e li mettono a disposizione. Purtroppo vedete il volume che contiene tutti gli scritti di Baccaro dal 1966 al 1976, di cui ho accennato a pochissimi, è stato pubblicato da Feltrinelli ed è fuori catalogo. Però questo è un documento molto importante e direi ancora molto attuale. Io l'ho fatto leggere vari anni di insegnamento a diversi studenti, i quali lo trovavano un documento davvero che cose che scrivevano a Baccaro non le avevano mai sentite dire da altri, eppure erano studenti che stavano a medicina. Poi di Maria Luisa Clementi, vi dicevo prima, la sua tesi, l'impegno di queste sono pubblicazioni più accessibili perché possibile recuperarle, l'impegno di Giulio Alfredo Baccaro per una nuova medicina, che ha una pregevole presentazione di Giorgio Cosmaccini per le edizioni di Medicina Democratica. Infine anche il contributo di Enzo Ferrara, che parlerà anche dopo di me, che ha fatto una bella antologia degli scritti di Giulio Alfredo Baccaro. Ne ha selezionati una parte, seguendo il suo indirizzo e dando enfasi a questo aspetto, l'umanità di uno scienziato. Io ho cercato di farvi vedere il contenuto scientifico che era dentro l'attività di Baccaro, ma come questo non fosse mai separato dall'impegno, chiamiamola umanità, ma un impegno, chiamiamolo impegno civile, chiamiamolo impegno critico a non accettare le cose come sono e come vanno e come convengono. Questo è quello che trovate nel libro dell'antologia che ha curato Enzo Ferrara, l'umanità di uno scienziato. Ok, e ho finito. Bene, grazie Pier Giorgio, che ci hai dato molti motivi sia di conoscenza che di riflessione e quindi possiamo continuare a approfondire il discorso adesso con Enzo Ferrara, pure lui è un ricercatore che è di Torino, e quindi è anche il direttore
di redazione della redazione della rivista. E quindi diciamo che c'ha una conoscenza abbastanza generale della, non solo della storia, ma anche dei principi su cui Medicina Democratica è fondata. Fra l'altro, diciamo quei libri che è stato adesso ha fatto rilevare nella chat il presidente Marco Caldirolei, quei libri sono almeno il secondo e il terzo, quello di Maria Luisa Clementi e quello di Ferrara, ce li abbiamo disponibili ancora a Medicina Democratica. E quindi vedremo come magari farli avere quantomeno a quelli che partecipano al corso. Quindi do subito la parola a Enzo Ferrara. Grazie Fulvio, grazie Pier Giorgio e buona serata a tutti. E io partirei così un po' anche dalla storia proprio di questo libro, non so se si riesce a vedere. È un librettino veramente, un manuale più che un librettino, molto molto semplice. Ed è interessante in realtà come si origina questo libro, perché non c'entra nulla l'origine di questo libro con le questioni mediche e scientifiche di cui parlava prima Pier Giorgio. Si nasce in realtà nella redazione di una rivista culturale che all'epoca si chiamava Lo Straniero, e il direttore della rivista, che è ancora Goffredo Fofi, un critico cinematografico principalmente, ma uno dei fautori della cultura italiana anche artistica e soprattutto anche del pensiero non violento, affida ad un suo collaboratore, che all'epoca ero io, una raccolta di testi di Giulio Maccacaro. E come posso dire, no? Cioè, partiamo da un mondo che è molto molto lontano, o apparentemente molto lontano. Per dire, invece, io a Torino sono anche uno dei responsabili di un centro studi per la pace, che si chiama Centro Studi Domenico Sereno Regis, e al Centro Studi Domenico Sereno Regis, prima che arrivassi io, c'erano tutti e 14 numeri di Medicina e Potere, di cui ha parlato prima Pier Giorgio Duca, cioè li ho qui, erano già questi volumi, erano già presenti in un centro studi sui temi della pace e della non violenza, a significare l'ampiezza di questo tipo di pensiero. L'umanità di uno scienziato è stato il tentativo di mettere insieme almeno due mondi, cioè scienza e umanesimo. Fra l'altro è un titolo che in realtà è mutuato da un documentario che apparve sulla RAI subito, diciamo che fu raccolto negli anni Ottanta e che io ho, ma è forse ancora facilmente recuperabile. Il titolo era così bello che non ho proprio potuto fare a meno di recuperarlo. Credo che ci siano, spero che ci siano dei ragazzi giovani. Mi sembra di aver capito, ecco, c'è una delle questioni, io ho una formazione scientifica, una delle cose che qualche volta lasciano delle perplessità ai ragazzi, e le avevano lasciate anche a me, è che sembra per poter fare attività scientifiche, riprendendo alcuni dei discorsi che ha fatto prima Pier Giorgio, si debbano lasciare da parte altre questioni, no? Si dice l'oggettività della scienza, quindi in teoria sentimenti, passioni, anche aspetti di tipo creativi devono essere completamente dimenticati. E qualche volta quasi si scende a compromessi, perché si pensa che questa sia una grande necessità. In realtà non è così, in realtà è un inganno. Non esiste, cioè, la questione dell'oggettività in realtà si lega più facilmente alla questione della sacralità, diciamo quasi di un aspetto religioso, di un certo modo di vedere le competenze di tipo scientifiche, che poi si tramutano in un tabù, no? Per cui confutare alcuni tipi di affermazione sembra che sia una lesa maestà. Non è così, lo dico anche per esperienza propria. Una delle diciamo, affermazioni che si fanno è quella della separazione delle culture. Non so se qualcuno ne ha già sentito parlare. Negli anni 60 un critico scrisse Le due culture, accennando al tema della separazione delle questioni scientifiche di quelle umanistiche. E su questo equivoco si è andato avanti moltissimo, no? Si afferma che siano proprio mondi completamente diversi e che chi attiene agli uni sovente non attiene agli altri. Ecco, anche questa è un'affermazione completamente da sfatare e che Giulio Maccacaro ha dimostrato assolutamente falsa.
lo ha dimostrato con la propria esistenza e con la propria attività. Poi lo fece anche criticando quel libro in alcuni famosi articoli, quando disse che così come era possibile mettere insieme le questioni, per esempio studiando, mi sembra disse, la storia della fame e la geografia della miseria, la geografia della povertà, qualcosa di questo genere. Ecco, in realtà lo sforzo di tutti coloro che hanno seguito e continuano a mantenere questo ricordo è quello di tenere insieme tutte le parti dell'essere umano. Fatemi aggiungere alcuni commenti e poi magari sentiamo anche qualche testimonianza che sono riuscito a recuperare attraverso dei video. Non si può non analizzare, non comprendere, cioè tralasciare nella storia di Giulio Maccacaro gli aspetti storiografici. In Italia, nel secondo dopoguerra, se c'era qualche, diciamo, tenete conto che i vent'anni del fascismo distrussero sicuramente ogni forma quasi di cultura umanistica, ogni residuo, era veramente difficile, no? Già mantenere la cultura di tipo umanistico in Italia sotto il fascismo e ancora dopo, ma quella scientifica era stata completamente devastata. Cioè, se da un punto di vista della cultura umanistica era difficile, scientificamente non c'era più niente. Ciò che esisteva erano veramente dei simulacri, tanto che praticamente tutti coloro che avevano la possibilità nel secondo dopoguerra di andarsene via dall'Italia lo facevano. Pochissime furono le figure che rimasero in Italia meritoriamente, scegliendo una strada molto più complicata, per esempio Edoardo Amaldi nel campo della fisica, e Giulio Maccacaro fu uno di questi. Fece un percorso al contrario, no? Fece una formazione, come ha spiegato prima Pier Giorgio, anche a Cambridge e anche, mi sembra, fece anche un viaggio negli Stati Uniti, adesso non ricordo più con precisione, però poi portò in Italia queste competenze. E quando arrivò si presentò come qualcuno che poteva, che aveva competenze che all'epoca erano quelle che oggi si direbbe cutting edge, cioè proprio quelle di punta, no? Le più importanti. Si parlava di microbiologia, di statistica medica, la statistica in Italia era assolutamente ignota in quegli anni, e addirittura lui portò l'informatica, cominciò a proporre l'informatica per l'analisi della statistica. Era veramente un personaggio che avrebbe potuto fare ben altro tipo di carriera e impegnarsi con risultati sicuramente di ottimo livello. In realtà io penso, qua adesso entro nel campo delle ipotesi, si scontrò in realtà con un mondo che era sordo e cieco, cioè il mondo scientifico, il mondo accademico erano assolutamente disattenti invece a tutte quelle questioni che lui avrebbe voluto e potuto anche mettere in campo, perché diciamo negli anni, fino agli anni, alla fine degli anni 60 sembrava che la sua fosse una carriera di tipo tradizionale, con grandi successi. Forse anche il periodo, il movimento studentesco, il movimento operaio si intrecciarono con questa storia e ne fecero una e la fecero diventare una diversa, e ne fecero forse, non lo so, una diversa strada. L'incontro in particolare con il gruppo di Castellanza, con il gruppo di igiene dello stabilimento di Castellanza, della Montefluo di Castellanza, e con Luigi Mara, che invece era un operaio assolutamente attento ai temi delle applicazioni tecnico-scientifiche nelle fabbriche, fece scattare qualcosa che non è così facilmente ripetibile. Queste due persone si incontrarono e svilupparono insieme ad altri, che sono ancora e tuttora operativi e attivi, cominciarono a sviluppare delle competenze, come posso definirle? Diciamo davvero di grande rottura rispetto a quella che era la tradizione di conoscenza anche medica di quel periodo. Non va dimenticato che siamo anche in un periodo in cui avviene quella che è chiamata la transizione epidemiologica. Cioè, se fino agli anni 50 in Italia era più facile morire o ammalarsi di malattie di tipo epidemico e trasmissibili, dagli anni 60 e 70 c'è una transizione e le malattie invece
che prendono il sopravvento sono quelle di tipo degenerativo, quelle tumorali legate al degrado ambientale, mentre su quelle di tipo epidemiologico ci sono le scienze mediche in particolare, che stanno facendo una trasformazione strepitosa. All'interno delle fabbriche si prende coscienza di queste che sono chiamate che possiamo definire delle nocività, e si sviluppano delle competenze che sono poi quelle che di cui ha già parlato Pier Giorgio in precedenza. Però non è sufficiente questo, cioè Macacaro viene anche cercato proprio perché si vuole spostare questa conoscenza medica, la si vuole spostare anche nel campo sociale. E se a Torino c'era l'Einaudi che faceva pubblicazioni cercando anche di inserire le questioni scientifiche, ma con grande difficoltà, ecco che a Milano l'incontro con Feltrinelli diventa di nuovo un luogo in cui è possibile riprendere tematiche che sono in quel momento d'Italia importantissime, ma per l'intero mondo. Nella collana che si chiama Medicina e Potere, di cui ha parlato prima Pier Giorgio, ci sono 14 titoli, che sono, la collana è questa, sono 14 titoli che trattano questioni davvero in quel momento epocali. Si parla di diritti del paziente, si parla di medicalizzazione, si parla di problemi mentali, di psichiatria, si parla di questioni di genere. Si parla, per esempio, in quel libro anche del problema dell'industria farmaceutica. Uno di questi volumi è dedicato alla vicenda del talidomide. È una questione poco nota, poco conosciuta, ma un farmaco che negli anni, fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, provocò purtroppo tutta una serie di malformazioni in decine di migliaia di bambini in Europa e nel mondo, con tutta una serie di problematiche, perché questa vicenda è davvero molto, molto drammatica, ma anche piena di censure, di non detti, di evidenze di come un certo tipo di potere è in grado di tacitare anche ogni forma di protesta, di dolore. E questo libro, scritto allora in quegli anni su questo tema, continua ad essere in Italia l'unico sul quale diciamo che tratta in modo così approfondito un tema che ha colpito, cioè, il problema del talidomide. Si calcola che in Italia abbia lasciato, ci sono ancora almeno 500-600 persone con gravi menomazioni legate semplicemente all'assunzione del farmaco. Ecco, allora, questo è un po' il quadro che facciamo. C'è un aspetto ancora di cui vorrei sottolineare, che la capacità artistica, cioè la grande capacità di scrittura di Giulio Macacaro. Cioè, i suoi testi, anche se oggi forse il linguaggio non è immediato per un giovane che si avvicina ai suoi documenti, il linguaggio però è davvero affascinante. Può darsi che non lo sia, che non ci si riconosca, però ha una capacità di chiarezza, immediatezza e di puntualità sugli argomenti che è rarissima da trovare. Giulio Macacaro, nonostante questo, non scrive nemmeno un libro suo, non si mette a raccontare una sua biografia, una sua storia, non si mette a scrivere narrazioni sue. È un evento stranissimo, no? In Italia c'è forse soltanto come personaggio Alexander Langer, uno dei fondatori dei Verdi, che scrive tantissimo su tanti temi e non scrive niente su se stesso. E nel mondo credo Gandhi abbia fatto qualcosa del genere, cioè scrivere di tantissimi argomenti senza mai troppo soffermarsi su se stesso. Se posso, proverei a condividere, se ci riesco, quello che raccontò Giulio Macacaro, Lorenzo Tomati, su questo tema ad un convegno che si tenne a Milano. Non riesco a gestire la condivisione, ma posso provarci. Nel 2006 a Milano si tenne un convegno dedicato a Giulio Macacaro, organizzato da Medicina Democratica all'Università, e Renzo Tomatis, direttore dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro per 10 anni,
medico e scrittore, epidemiologo, ideatore delle modalità di valutazione delle sostanze in base al grado di cancerogenicità all'IARC, fa questo commento, vediamo se riesco a farlo partire. Vediamo, ho paura di no, vediamo se c'è dunque. Non è semplicissimo la gestione di questa. Provo a condividere lo schermo, vediamo se così riesco. Non so se riuscite a vederlo. Qualcuno può darmi, può dirmi se si vede no. Un'immagine? Sì? No, io non vedo nulla. No. Non si vede niente. Va bene, faccio un ultimo tentativo, poi basta, per non rubare troppo tempo. Ma lo posso poi condividere. Allora, vediamo un attimo se facciamo uno share. È successo qualcosa? Vedete il mio schermo adesso? Sì, vediamo un'immagine. Adesso vedete l'immagine di Renzo Tomatis? No, no. Non si vede. Penso che qua. Sia... Ho capito. Vediamo così, adesso sì? No, ecco, adesso sì. Adesso sì. Eccola qua. Allora, vediamo se si sente Renzo Tomatis che spiega, diciamo, dice due parole su Giulio Maccacaro. Vediamo se si sente, vediamo. Sì. Allora brevemente una riflessione personale su che mi è venuta ascoltando la lettura dello scritto di Maccacaro sul Cavaliere di Colonia. E mi ricordo che quando l'ho letto ho chiesto a Giulio: ma perché non scrivi di più? Perché non fai quello che faccio io, ma meglio di me? Lui trova il tempo di leggere quello che scrivo io e anche di scrivere nell'introduzione. Però mi ha risposto: io non ho tempo adesso per questo. Ecco, diciamo che la risposta che diede era: io non ho tempo per questo. E gli impegni che lo prendevano non gli davano il tempo di potersi occupare di queste questioni. Ecco. E, di nuovo, mettere insieme rigore etico, rigore scientifico e anche capacità artistiche è una cosa molto, molto particolare di questa figura che sta all'interno della tradizione culturale italiana. Può sembrare che sia una figura, come posso dire, non centrale, non marginale, non se ne parla moltissimo. In realtà, analizzandola, si scoprono molto rapidamente connessioni con la migliore tradizione culturale umanistica anche italiana. Giulio Maccacaro tradusse e invitò Renzo Tomatis, che avete appena sentito, a scrivere un volume che si chiamava La ricerca illimitata per Feltrinelli, e il primo volume su questi stessi temi Lorenzo Tomatis lo aveva scritto per Einaudi grazie all'intercessione di Italo Calvino. Cioè, non stiamo parlando di personaggi secondari. Va bene, adesso non c'è bisogno di insistere troppo su questi temi. Quello che voglio dire è che stiamo parlando di un personaggio centrale per comprendere tutta una serie di dinamiche che si svilupparono poi a partire dagli anni 60 e 70 e che arrivano fino ad oggi, fino a quello che siamo noi oggi attraverso questa, purtroppo, via web presentazione. Non mi sembra di dover aggiungere molto di più, dico solo questo: quest'anno, 50 anni dalla promulgazione dello Statuto dei Laboratori, la Fondazione Feltrinelli ha ripreso sul proprio sito, proprio per ricordare l'importanza di questa figura e anche di medicina democratica, ha ripreso una parte delle storie di Giulio Maccacaro di medicina democratica, e queste sono disponibili sul sito della Feltrinelli. Va bene, mi fermo qui, grazie.
Benissimo, grazie Enzo Ferrara. Adesso abbiamo ancora non tantissimo tempo e dedichiamo un po' di tempo a raccontare come è organizzata Medicina Democratica, sapendo però che poi questo è un tema che verrà ripreso anche nel resto degli incontri che si svolgeranno successivamente. E faccio appunto presente che abbiamo cercato di mettere nel primo incontro un po' una sintesi totale del pensiero di Maccacaro, ma della linea di Medicina Democratica. E considerando che già, come diceva Pier Giorgio Duca e anche Enzo Ferrara, Medicina Democratica è nato sì da Maccacaro, ma dal suo incontro con personaggi operai, personaggi della storia e della lotta operaia di quel periodo, tanto che è partita da una mozione scritta da una cinquantina di consigli di fabbrica che comunque noi abbiamo riportato nel secondo numero della rivista, che adesso si chiama 243. Niente, quindi do la parola a Marco Caldiroli, che è appunto l'attuale presidente ed è un operatore della prevenzione. Prego, sì. Marco. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, sì. Vedete anche il video? Sì, sì. Ok. Allora, anche per dare, per chi non la conosce, anche l'immagine, il logo storico di Medicina Democratica, che in qualche modo sintetizza quello che è stato detto finora, quindi l'incontro tra tecnici della medicina, della sicurezza sul lavoro e i soggetti dell'esperienza, quindi i lavoratori e i cittadini. Queste sono molto velocemente alcuni date importanti anche relative all'organizzazione di Medicina Democratica. Il primo è la mozione del 30 novembre del 75, in cui le diverse anime che poi sono confluite in Medicina Democratica hanno appunto attivato questo processo e questo progetto. Dopodiché il primo numero di Medicina Democratica come rivista cartacea, tuttora esistente, siamo arrivati a oltre 240 numeri, è uscito nell'aprile 1976, e poco dopo c'è il congresso costitutivo a Bologna del 15 e 16 maggio del 76, nel quale Maccacaro, come già stato accennato, ha introdotto il tema della costituzione di Medicina Democratica, dando con un testo che è ancora attualissimo e che trovate sul nostro sito, comunque se lo volete lo facciamo girare per chi non lo conosce. Essendo dentro i movimenti della lunga onda degli anni 68-69, Medicina Democratica è nata proprio come movimento, quindi come una realtà di lotta che metteva assieme tante realtà a livello locale, accomunate da concetti, obiettivi e un modo di affrontare le questioni che erano quelle appunto della sicurezza sul lavoro e della salubrità ambientale e nei luoghi di vita, con appunto con un atteggiamento di movimento, di auto-organizzazione e di non ristretta, diciamo così, in un'organizzazione da partito, tanto per capirci. Infatti è solo nel 1978 che si è costituito lo strumento, diciamo così, il primo strumento organizzativo, che è Medicina Democratica Cooperativa a Responsabilità Limitata. Questa società, perché formalmente essendo una cooperativa è comunque una società a tutti gli effetti, è attualmente ancora esistente, ha avuto la funzione principalmente
di avere la proprietà, diciamo così, della rivista formalmente per i fini anche della registrazione e quant'altro, e anche per, ovviamente, per gestire il minimo di contabilità, ma anche come riferimento di carattere organizzativo, quindi con un consiglio di amministrazione, quindi con dei riferimenti, con delle persone, con uno statuto, eccetera, eccetera. La cooperativa è formalmente ancora in vita, anche se ha un ruolo del tutto, diciamo così, a latere, ed è in vita esclusivamente perché è ancora parte civile, nonostante il tempo passato rispetto alla costruzione dell'ONUS, in alcuni processi, e non è possibile scioglierla completamente, in quanto cadrebbe la costruzione di parte civile stessa. Lo strumento invece attuale è dal 2003, Medicina Democratica ONLUS, quindi organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che ha un suo statuto iniziale, che è appunto del 2003, che è stato modificato lo statuto nel 2009, e per effetto poi delle modifiche normative introdotte dal governo italiano, come per tutte le ONLUS e tutte le altre forme di attività di carattere sociale riconosciute, siamo diventati anche ente di terzo settore. Abbiamo approvato questa modifica il 18 gennaio del 2020. In questo momento, per noi come per tutte le altre realtà, siamo in una situazione, diciamo così, transitoria, in cui siamo ancora ONLUS, ma nel contempo siamo ente di terzo settore, lo diventeremo in maniera completa, quindi superando la forma ONLUS, solo quando saremo registrati ufficialmente, come tutte le altre organizzazioni che sono nelle stesse nostre condizioni, nel registro nazionale degli enti di terzo settore. Quello che è costante da praticamente da 78 ad oggi, alla ONUS e poi anche all'ETS, sono le finalità. Non sto lì a leggere, però come vedete la nostra finalità principale è la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale, di vita, e che è quella sostanzialmente che ci caratterizza. Dopo ovviamente c'è tutto il resto, nel senso che il resto, diciamo così, rende concreto questo principio iniziale. Infatti ci si riferisce all'articolo 32 della Costituzione, che è il diritto alla salute, al diritto all'ambiente, l'articolo 9, e più in generale alla tutela dei diritti tutti. C'è questo passaggio che vi faccio notare qua, nonché con attività concrete, attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali e politiche, nonché con il ricorso all'autorità giudiziaria ogni volta che tali diritti saranno violati. E questo è un aspetto che magari ci caratterizza un po' di più rispetto ad altre ONLUS, in particolare dal 94, e direi più dal 98 nello specifico, cioè dall'inizio del processo per i crimini ambientali e per la morte operaia a Porto Marghera, che ha inaugurato una stagione di iniziative di carattere giudiziario da parte nostra, che avevano la finalità di portare le vittime non come semplici vittime nei processi, ma in maniera tale che potessero esprimere la loro, non solo la loro richiesta di giustizia, ma anche poter dire la loro direttamente nell'ambito del dibattimento. Luigi Mara ovviamente è stato uno dei nostri principali tecnici, che è riuscito a portare e a contestare, a ricostruire i cicli produttivi e a contestare i tecnici delle difese, per mostrare che, appunto, come si diceva prima, la prevenzione si fa con l'impiantistica, e scegliere di non farla, quindi realizzare impianti pericolosi, non era semplicemente una scelta a disposizione dei datori di lavoro delle aziende, ma era un crimine. Il complesso delle iniziative giudiziarie che ha il Liceo Democratico, in particolare da Porto Marghera in avanti, ha realizzato, ha a mio avviso in molti casi cambiato parte della giurisprudenza e anche spronato a modifiche normative come quelle ad esempio degli ecoreati. Qui siamo sempre nell'ambito
dello statuto in termini di obiettivi di medicina democratica, che attraversano tutte le diverse fasi organizzative, la promozione e la prevenzione di ogni agente di pericolo, di rischio, tossico, nocivo, un ambiente di lavoro, di vita, la promozione e l'affermazione della ricerca scientifica e della medicina pubblica mediante un'azione efficace di partecipazione ai soggetti sociali, quindi non semplicemente finanziare ricercatore per fare ricerca, ma una ricerca che abbia dentro l'iniziativa e la risposta a domande che vengono dal sociale. La cooperazione con paesi in via di sviluppo e quindi il contatto con realtà anche internazionali, magari adesso sono un po' di meno, anche se collaboriamo alla rete europea da un lato e abbiamo contatti con organizzazioni simili alle nostre, in particolare quelle che si battono contro l'amianto in Canada e in Brasile in particolare, e quindi abbiamo comunque mantenuto un minimo di livello, diciamo così, internazionale. Poi adesso in particolare con l'acquisizione ad esempio di un socio chiamiamolo importante come Vittorio Agnoletto, abbiamo sicuramente avremo modo di riprendere e ampliare questo afflato anche di carattere internazionale. Qui siamo sempre sullo statuto, che quindi è quello, che questo è, anche questo è importante, favorire l'incontro tra gruppi, movimenti, leghe, eccetera, per questi obiettivi. Medicina democratica si è sempre caratterizzata dal fatto che non ha semplicemente fatto azioni pro domo sua, cioè per portare, come dire, nella propria barca tante persone, non per mostrare poi tante medaglie raggiunte. Ci siamo sempre caratterizzati dal fatto di essere a servizio delle realtà che esprimevano la necessità di lotte per ambientali, di carattere sociale, sulla salute, e abbiamo sempre cercato appunto di aiutarle elevando, chiamiamolo così, il livello scientifico in particolare di queste lotte, in maniera tale che avessero una maggiore possibilità di successo e si diventassero, ampliassero quelli che sono i nostri contenuti. Non ci interessava tanto mettere l'adesivo sulle lotte in giro per l'Italia, quanto riuscire a fare in modo che venisse acquisito un approccio nel lottare per il miglioramento delle condizioni ambientali, sociali, di salute, che in qualche modo si riferisse al nostro approccio. E questa è una cosa che ci è stata riconosciuta, tant'è che nel momento in cui abbiamo promosso una iniziativa nelle altre associazioni sul tema della salute per fare in modo che appunto non tutto rimanga come prima del Covid, quindi si impari la lezione del Covid per modificare l'approccio alla salute e come pure ovviamente l'organizzazione del servizio sanitario, abbiamo trovato un'ottima risposta, proprio perché ci veniva riconosciuta questa autonomia, indipendenza di apertura che ci ha sempre caratterizzato dall'inizio. Nell'ente di terzo settore, questa è la versione, diciamo così, attuale, in cui c'è sempre il cappello che abbiamo visto prima sulle finalità politiche più generali della nostra associazione, dovendo inquadrare queste iniziative nella gabbia, perché per certi versi è proprio una gabbia di questo decreto sugli enti di terzo settore, abbiamo individuato queste lettere che sono dentro la norma, che corrispondono alla nostra mission. In particolare c'è quello interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente. Vedete che anche i termini che vengono utilizzati nella norma sono ben differenti da quelli dei più caldi che ci sono nelle nostre finalità e quindi comunque nella premessa politica, chiamiamola così, della nostra associazione, perché purtroppo la norma chiede che non solo che uno
un'associazione esprima i suoi obiettivi, ma che questi debbano essere associati a delle previsioni di norma. Questa norma sull'ente di terzo settore è una norma che ha molti aspetti di carattere negativo nel riordinare, diciamo così, il campo del no profit, tanto per dirla in termini sintetici, ha teso, come dire, a costruire, imbastire sia gli obiettivi che le modalità organizzative in modalità molto ristrette, dove le variabili erano estremamente ridotte e quindi in qualche modo tende a impoverire, almeno realtà come la nostra, che sono nate in un contesto culturale ben diverso da quello quello che viene proposto da questa normativa, che peraltro è molto finalizzata a inserire le organizzazioni non lucrative in ambiti che sono ben differenti, tant'è che paradossalmente questa norma permette appunto di, non dico di lucrare, ma comunque di poter di inserirsi in ambiti anche di carattere economico e quindi svolgere attività in campo direttamente economico per altre realtà e quindi di avere proprio uno scambio monetario, detto in termini terra-terra, con altri soggetti. Quindi è un po' il concetto della sussidiarietà, in questo caso il volontariato, per dire una parola, diventa una forma di prestazione d'opera, in maniera forse più esplicita rispetto a quanto in parte già stava avvenendo. Vabbè, comunque questi sono, diciamo così, il corrispondente normativo delle nostre finalità. Questa che vedete è appunto la premessa storica, che probabilmente siamo tra i pochi che hanno questo tipo di premessa, tra i pochi enti di terzo settore che premettono al proprio statuto questa specificità, proprio per segnalare e ricordare che noi non nasciamo nel 2020, ma siamo il portato storico di medicina democratica cooperativa e di medicina democratica onlus, e che tra i nostri fondatori appunto c'è Giulio Alfredo Mancacarlo. Questa sotto è la denominazione che oggi o in futuro più o meno avremo. Ci può essere di buono che, diciamo così, che l'ente del terzo settore costringe in qualche modo a specificare un po' di più le attività. Queste sono quelle che abbiamo introdotto nello statuto, ma che grosso modo erano già presenti nello statuto dell'ONUS. Quindi questo è il modus, diciamo così, operandi per realizzare gli obiettivi che abbiamo intravisto prima. Quindi stampare, pubblicare, scrivere testi per sostenere le nostre attività di promozione della salute e prevenzione dei rischi, gestire attività di ricorsi amministrativi ed esposti, processi civili o penali, dialogare ovviamente con le istituzioni, avere un confronto con le istituzioni, promuovere e sostenere progetti di solidarietà internazionale, sostenere campagne sui diritti civili, attuare azioni a tutela dell'ambiente, quindi, e quant'altro si può fare, tra cui ovviamente attività di promozione, informazione e sensibilizzazione. Questa ovviamente, questo che stiamo facendo, è una di queste attività. Gli organi dell'associazione, qui vi faccio brutalmente il confronto tra l'ONUS e la TDTS, che non è cambiato più di tanto al di là delle denominazioni. Quindi l'organizzazione principale è l'assemblea dei soci, c'è un consiglio direttivo che ha una funzione esecutiva, il presidente, e l'organo di controllo che noi abbiamo previsto comunque di avere, come TS non c'è ancora, lo faremo quando saremo pienamente TS, e il collegio dei garanti. Vedete che la durata degli organi sociali è di 3 esercizi, quindi di 3 anni, della stessa, quella precedente alla
della Onlus e anche della Coop, che ha la stessa durata, tant'è che a questi tre esercizi, a questi tre anni, abbiamo associato quello che chiamiamo congresso, cioè il momento in cui c'è il cambio degli organi sociali. Le facciamo appunto ogni tre anni, vabbè. Fatto salvo problemi vari che ci possono magari aver fatto spostare in avanti la scadenza. Quello che voglio sottolineare qui è l'organizzazione principale è l'assemblea dei soci. Non ci sono organismi, diciamo così, intermedi tra l'assemblea dei soci rispetto all'assemblea dei soci, cioè il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea dei soci, da tutti i soci, non da delegati dei soci. Molte grosse organizzazioni hanno un congresso in cui ci sono dei delegati dei soci che partecipano e delegano il consiglio direttivo e il presidente. Nel nostro caso sono tutti i soci. In precedenza noi avevamo la figura delle sezioni a livello locale, cioè a livello, lo trovate qui, poteva essere a livello comunale piuttosto che provinciale o regionale, che avevano a loro volta una loro organizzazione. Probabilmente le sezioni era anche un portato della culturale politico degli anni 70 e quindi in qualche modo c'era ovviamente un'importante tendenza a un'organizzazione abbastanza, come dire, strutturata di ogni realtà, e quindi le sezioni in qualche modo riprendevano le organizzazioni, diciamo così, tra virgolette, di partito. In questo caso le sezioni sono in realtà, abbiamo chiamate adesso, delle sedi operative che possono sempre essere di dimensione provinciale, locale, in funzione delle effettive capacità nostre di aggregare e di mettere assieme dei gruppi a livello locale, e anche se non sono meno strutturate in termini di statuto, le abbiamo sostanzialmente mantenute, e probabilmente saremo una delle poche associazioni ETS che hanno ancora questa forma. Le funzioni dell'assemblea, accennavo prima, sono appunto in particolare, vedete la parte TS che è molto più dettagliata necessariamente per motivi appunto di evoluzione normativa. Sottolineo quello di eleggere il presidente e due vicepresidenti non appartenenti alla medesima sezione territoriale, il che vuol dire che una nostra caratteristica già dalla Onlus è quella di cercare di avere nell'organismo, chiamiamolo così, apicale, tra virgolette, quindi il presidente e due vicepresidenti, delle persone che rappresentino il nord, il centro e il sud del paese, sostanzialmente. Tant'è che attualmente io sono il presidente e sono un lombardo, i due vicepresidenti, uno è toscano e l'altro è di Napoli, per cui cerchiamo di garantire questa, diciamo, rappresentanza, diciamo così, territoriale, non concentrata su una realtà specifica, ma distribuita. Quindi i compiti dell'assemblea sono quelli principali, quindi approvare il programma delle attività, approvare il bilancio consuntivo, eleggere il presidente ed eleggere il direttivo. Non sono tante le associazioni anche TS che hanno in cui l'assemblea ha questo potere. Nella maggior parte dei casi il presidente e i vicepresidenti, a seconda dell'organizzazione, non sono eletti direttamente dall'assemblea, ma dall'organo che viene eletto dall'assemblea, quindi da consigli direttivi e cose di questo genere. E quindi in qualche modo noi abbiamo voluto mantenere questa esplicita, chiamiamolo, caratteristica assemblearista, tra virgolette. Vabbè, queste poi sono altre cose. L'assemblea appunto aveva questi compiti come ONU e carattere generale, ma ETS è molto più specifica. Ovviamente l'assemblea, in particolare con una presenza
qualificata in termini di rapporto tra presenti e numero dei soci, solo quella può stabilire le alcune funzioni, alcune modifiche principali, che sono appunto lo statuto, modificare lo statuto ove mai sarà necessario, o arrivare a deliberare lo scioglimento stesso dell'associazione. Quindi per poter decidere di porre fine alla nostra associazione, qualcosa del genere comunque già preso dall'orso, occorrerà una maggioranza qualificata, diciamo così, dei soci. Il consiglio direttivo, queste vedete qui a fianco le funzioni, le faccio vedere a fianco proprio perché siamo in una situazione temporalmente transitoria tra la ONUS e l'ETS, per cui in qualche modo in questo momento vale quello che c'è a sinistra, ma ci dovremo poi organizzare per far valere pienamente quello che c'è sulla destra. E quindi questa è la, vedete a destra i compiti del direttivo, che sono sostanzialmente, come in tutte le associazioni, quelli di carattere esecutivo, quindi di attuare sostanzialmente l'indirizzo politico e programmatico dell'assemblea, e quindi fare tutto quello che è necessario per garantire il funzionamento anche, diciamo così, quotidiano dell'associazione. Esistono dei ruoli, che oltre a quello appunto del vicepresidente c'è il tesoriere, che è Antonio Muscolino, collegato, il direttore responsabile di attività editoriale, che attualmente appunto è Enzo Ferrara, il responsabile del coordinamento delle vertenze legali e giudiziarie, che attualmente è Fulvio Rora, il segretario verbalizzante, che è Muscolino, comunque con il mio, diciamo così, aiuto. E possiamo ovviamente, a seconda delle necessità, poi anche attuare e definire altri incarichi. In alcuni periodi, ma probabilmente negli ultimi anni, la cosa non si è riuscita a farla funzionare, se non in maniera un po', diciamo così, a spizzichi e mozzichi, abbiamo cercato di fare dei gruppi di lavoro su temi specifici con un, tra virgolette, responsabile, in particolare sui temi della salute, su temi della sicurezza, sul lavoro, piuttosto che i carattere ambientali, che un po' sono i tre alla fine principali. Questa cosa non sempre ha funzionato bene, ha funzionato, diciamo, in maniera non continuativa. Oggi, tra l'altro, nell'ambito dell'iniziativa che accennavo prima, che è quella del coordinamento nazionale per il diritto alla salute, che abbiamo promosso, che ormai conta circa 70 associazioni che hanno aderito, e con cui ci sarà intanto un incontro da domani sera, sempre online. In questo ambito abbiamo ricostruito dei gruppi di lavoro con soggetti e persone esterne alla nostra realtà, e questa cosa forse ha un pochino riattivato questo sistema, diciamo così, di discussione e poi di individuazione degli obiettivi, in qualche modo, e poi modo per arrivare ad ottenerli. Questo appunto, sempre, sono le funzioni del consiglio direttivo nell'ETS, grosso modo poi è quello che comunque è prevista la normativa, con qualche nostro aggiustamento o inserimento proprio per tenere conto della nostra storia. A sinistra ricordo, che vale ovviamente anche per l'ETS, la carica di presidente e gli incarichi del consiglio direttivo sono gratuiti, e sono gratuite tutte le cariche ricoperte previste dallo statuto. L'unica cosa, prevediamo il rimborso delle spese nel caso in cui la persona che ha un incarico per medicina democratica deve affrontarle per poter ovviamente svolge attività per conto della ONUS. Il presidente, cioè il sottoscritto, come vedete, è appunto eletto a maggioranza dei voti dell'assemblea e dura in carica 3 anni, può essere rieletto. Ricordo, dal 2003, dal 2012, quindi dalla ONUS, dalla fondazione della ONUS, il presidente è stato Torino D'Angelo, che è un medico della zona di Foggia, impegnato anche sulle questioni della legalità, quindi ovviamente aspetti non secondari
per quanto concerne le diverse forme paramafiose anche in Puglia e purtroppo nel sud Italia. Dal 2012-2018 appunto la carica è stata tenuta per Giorgio Luca e dal 2018 la carica è stata passata sottoscritto che in precedenza era vicepresidente, mentre Fulvio Rora ha mantenuto la carica di vicepresidente per un bel po' di tempo, dal 2003 sostanzialmente al 2012 sì, o 15, adesso non mi ricordo più esattamente. Vabbè. Il presidente ha questi poteri, non per mia volontà, questi poteri paradossalmente sono stati incrementati per effetto della normativa sull'ente terzo settore, in particolare il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi in giudizio, il che vuol dire in pratica che formalmente è autonomo per decidere la costituzione di parte civile di medicina democratica in un processo o per fare altre attività di carattere legale, anche se finora continuiamo nella buona abitudine che il direttivo viene investito, ovviamente in particolare quando ci sono i tempi, o viene comunque informato se i tempi non ci sono, di delle iniziative di carattere legale, anche perché queste possono hanno anche degli effetti di carattere economico che possono anche essere pesanti sia in termini di costi legali o addirittura anche in caso di sconfitta anche dal punto di vista di tra virgolette condanne. E quindi poi vabbè, diciamo ha appunto una serie di poteri, facoltà e di doveri ovviamente che sono connessi alla modalità di far funzionare al meglio l'associazione, ma io direi forse più che altro il suo compito, che è quello che ho cercato di fare, non essendo sicuramente, non mi sono mai considerato un leader, né ho mai pensato che dietro la mia bandiera mi seguissero le masse. L'obiettivo che mi sono dato, che spero in parte almeno di aver raggiunto, in particolare dopo la morte di Luigi Mara, che per certi versi, per storie e quant'altro, era stato il collante di medicina democratica negli ultimi anni, in particolare fino al 2016, quello che mi sono appunto proposto è quello di riuscire a coordinare una squadra che mantenesse appunto sia a livello elevato l'attività in medicina democratica e la portasse a affrontare al meglio le sfide che ci siamo trovati di fronte, tra cui quella del Covid ovviamente non è stata indifferente e penso che siamo riusciti ad affrontarla in una maniera ottimale rispetto ovviamente ai limiti della grandezza della nostra associazione, come pure ovviamente delle difficoltà che tutti abbiamo in questa situazione e speriamo ovviamente poi di riuscire a fare in modo che dalle lezioni del Covid diventino una inversione di tendenza, in particolare nella struttura dell'attività del servizio sanitario, che riprende in mano quelli che sono, che dovrebbero essere i principi su cui medicina democratica è nata, perché poi ricordo uno dei primi obiettivi che ha avuto medicina democratica alla sua nascita era quella della modifica del sistema sanitario, allora basato su mutue e assicurazioni di carattere privatistico, con la riforma sanitaria del 78 che ha introdotto i principi dell'universalità dell'accesso ai servizi di carattere sanitario e quindi agli obiettivi di salute che questo si poneva, alla gratuità degli stessi, quindi al pagamento tramite ovviamente la fiscalità generale e in più inoltre al fatto che allora perlomeno ovviamente poi la cosa è andata alla deriva successivamente, alla partecipazione. Le USL erano in sostanza rette formalmente dalle assemblee dei comuni, dei sindaci e c'era la possibilità anche da parte dell'associazione di dire la loro nell'ambito degli obiettivi, dei programmi, delle stesse unità socio-sanitarie locali così come erano
giornate. Bene, questo è una cosa che ci proponiamo adesso, è quello in qualche modo di attualizzare quell'approccio per appunto invertire la tendenza alla privatizzazione, all'ospedalocentrismo e alle disuguaglianze che purtroppo sono caratteristiche attuali del servizio sanitario e che non hanno retto di fronte all'emergenza Covid. L'ultima cosa che appunto ricordo è appunto queste hanno tutte le ONLUS, gli ETS, non possiamo, non essendo a fini di lucro, non abbiamo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utile avanti di gestione, ma dobbiamo reinvestire, diciamo così, nella nostra attività tutto quello che riusciamo a, tra virgolette, incamerare, soprattutto dai contributi volontari o comunque da quelli legati all'attività dei soci. E quindi viene, come dire, ogni volta reinvestita nel nostro capitale, che sono i nostri obiettivi e la nostra attività. Infatti il patrimonio appunto deve essere esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività e i fini del perseguimento delle nostre finalità di carattere sociale. Io avrei chiuso, spero non essere stato troppo palloso, perché ovviamente anche questi sono aspetti abbastanza pesanti. Probabilmente l'evoluzione che c'è stata è quello verso una organizzazione in qualche modo libera, tipica appunto del crogiolo dei movimenti degli anni 70, a una organizzazione un pochettino più ingabbiata, tra virgolette, dalla normativa, ma anche nel diventare ETS abbiamo cercato, per quanto era possibile, di mantenere alcune caratteristiche negli scopi statutari, di sicuro, ma anche dal punto di vista, diciamo così, del modo di funzionamento, che fosse il più democratico possibile e che in cui ogni socio potesse in ogni momento poter dire la sua e partecipare all'attività dell'organizzazione. Se ovviamente, come spero, aumenteremo il numero dei soci, potremo anche sperimentare dei nuovi sistemi organizzativi, gruppi di lavoro verticali, orizzontali, locali o tutto quello che ci verrà in testa di fare, e quindi riuscire ad arricchire sia la nostra attività e magari renderla anche sempre più interessante a chi, anche se non necessariamente si iscrive formalmente, ha voglia di darci una mano. E quindi questa è un po' la nostra prospettiva. Poi potremo parlare nei dettagli, nei modi e nei temi nelle prossime serate dedicate alla nostra storia, alla nostra attività. Grazie. Non so chi deve chiudere, se Fulvio o Muscolino, vedete voi. Grazie a Marco Caldiroli. Certo, siamo arrivati alle 8, per cui abbiamo detto che facevamo 2 ore e quindi non c'è molto tempo per discutere, anzi non ce n'è tempo per discutere, e quindi io rinvierei. Intanto voi avete visto qual è il sito e la mail di Medicina Democratica, e quindi se ci sono delle domande, delle richieste, anche guardando il programma che abbiamo fatto a priori e che comunque possiamo anche modificare rispetto ad eventuali domande che vengono fatte, allora ci scrivete e noi vediamo di attuare quello che viene dalle persone che sono state presenti in questo primo incontro, che ha voluto dare uno sguardo di carattere generale alla storia e all'organizzazione di Medicina Democratica. Non so, faccio un esempio. Ho visto che c'è stata una domanda rispetto alla condizione della sanità in montagna, perché proprio recentemente
noi abbiamo costituito una sezione in montagna, che è quella Alto Lago di Como, Valtellina e Val Chiavenna. Questo, se facciamo poi il passo dello Stelvio, ci troviamo di là in Alto Adige. Vabbè, questo come battuta, ma per dire che comunque siamo attenti un po' a tutte le situazioni del territorio e quindi alle modalità con cui l'organizzazione sanitaria funziona o ha funzionato. Allora, ringraziando tutti per la partecipazione, diamo appuntamento a questo punto il mese di gennaio per le prossime incontri e riunioni, in cui cercheremo di essere più brevi nelle relazioni e quindi di avere più tempo per eventuali discussioni. Grazie e a risentirci e arrivederci. Arrivederci, buona serata a tutti. Auguri, buone festività. Buone feste, arrivederci. Altrettanto a tutti. Saluti a tutti.